Buongiorno signori, ma avete visto ancora bibbi di chioggia? Un amico gliene sono rimasti alcune e me li ha favoriti. Oggi sono libero, sono arrivato in tarda mattinata, ma la sono voluta prendere comoda. Mare spettacolare, spettacolare. Questo spot è dove ho perso l'orata qualche giorno fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa. Pazienza, vediamo oggi che succede. Qualcuno mi chiede ma perché non ritorni negli spot dove capita e prendi pesce, o comunque hai perdito l'orata, o comunque uno spot positivo, perché sono convinto che gli spot dove i pesci girano non vanno stressati. Penso di avervi risposto. Io, vabbè, io ovviamente conosco tanti spot, dopo tanti anni di pesca e di ricerca degli spazi dove poter piazzare le canne, per cui come dire, ho il vantaggio di poter cambiare spot. Però ripeto, non stressate lo spot dove prendi 2 pesci e poi tutto il tempo. Non va bene secondo me. Comunque, ora andiamo a lanciare questo bibiche oggi e vediamo che succede. Isa. Uno sciardanello, una decina di minuti fa si era disteso il filo, l'ho lasciato, ho detto dopo 10 minuti pensavo potesse essere appunto lo sciardano, il bibbio è ancora vivo. E pazienza, l'abbiamo rilasciato ovviamente. Thank you.
sempre, però oggi siamo a Pesci di Brocco, ragazzi. Sono molti, molti fili due pesci di Brocco. Al momento pesce serio non c'è. Pazienza. Avevo già ritirato una canna prima, l'ultima innesco ancora praticamente integro. Vento, si è messo vento sostenuto, qui un attimo la passata a passare con maniche corte al pedino di lato. Questo vento è abbastanza freddo, andiamo sempre a mangiare i pesci, mi raccomando. E via, nessun pesce oggi serio. Era lo sciarrano, poi un piccolo movimento di gattino ed era la pesce di brodo. Vi auguro una serena Pasqua, non credo di ritornare in pesca prima di Pasqua, se ci ritorno le faccio di nuovo. Diversamente vi faccio adesso appunto auguri, buona Pasqua e serena Pasqua. Ciao ragazzi, salve.